Quando ero piccolo i miei genitori mi hanno detto che mio fratello sarebbe stato speciale e all'inizio questa cosa mi ha destabilizzato perché pensavo che mio fratello fosse un supereroe dato che ero nella fase infantile della mia vita. Non gli faccio causa ai miei genitori. I miei genitori hanno usato la parola speciale perché mio fratello avrebbe fatto delle cose diverse da quelle che facevo io. E quindi non volevano dire che i down sono persone speciali, assolutamente, sono persone come tutti, non so perché sono speciali. Però alla fine ci hanno azzeccato, mio fratello è davvero speciale e ha davvero i superpoteri. Quando è arrivato mio fratello è stata una gioia incredibile, soprattutto perché finalmente non ero in minoranza con le sorelle, perché fino a questo momento la domenica andavo a fare sempre shopping perché ero circondato da sorelle. Poi è arrivato lui, mi ha salvato. All'inizio non faceva quello che mi aspettavo, perché non faceva la lotta con me, non faceva le capriole, non poteva volare, perché io pensavo che volasse. Però diciamo che la gioia di avere un fratello, maschio tra l'altro per me, è stata così grande che mi ha cancellato tutti i problemi e tutte le questioni che avevo su di lui. C'è stato un periodo in cui ho provato vergogna per mio fratello, non un gran periodo, e questo periodo coincide, guarda caso, con l'adolescenza. Cioè è stata solamente un modo di essere adolescente nei confronti di mio fratello, cioè quello di considerarmi perfetto e pensare che quello che fa lui, essendo diverso da me, fosse, diciamo, non avesse ragione. E quindi mi sono vergognato più che altro di me, cioè del fatto che non capivo come ragionava mio fratello. Mi sono vergognato dei suoi modi strani di fare, per esempio di nascondersi dietro le porte di vetro. E mi vergognavo di questa sua logica, che non era affatto strana o sbagliata, ma era la sua. Beh, sono cambiato perché ho notato che io con Joe mi divertivo, cioè anzi, vivere con Joe era una figata, quindi non aveva senso solamente per basarsi sul giudizio della società, non aveva senso perdere la bellezza di stare con tuo fratello in un modo vero e puro, e quindi ho capito che dovevo, per divertirmi dovevo entrare nella sua logica. Quindi da essere imbarazzato perché lui si nascondeva dietro le porte di vetro, ho cominciato a nascondersi dietro le gambe dei tavoli per stare al gioco. E quindi ho cambiato passo e mi sono trovato in un mondo molto più dinamico e molto più, diciamo, aperto. Quello che voglio esprimere io, innanzitutto, è di ascoltare Bob Dylan e non Rihanna, questo è il primo consiglio. Poi penso che per me essermi messo, ecco, in una posizione dinamica nei confronti della realtà mi ha aperto tantissime strade. Quindi prima prendevo in giro quello che non conoscevo, adesso invece non è più così. Cioè, prendo sempre in giro le cose, però dopo averle conosciute, e questo mi ha migliorato molto perché mi ha messo a posto le idee e mi ha fatto capire chi erano le persone belle e chi no. E quindi un po' il mio messaggio è quello di, non quello di amarci per forza, assolutamente, ma quello di odiarci e prenderci in giro solo se ci conosciamo. Tutto qua.